Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube della Storia della Dance. Uno dei più grandi produttori italiani è sicuramente Paolo Sandrini. C'è lui dietro tantissime produzioni di successo. Mi viene in mente Runaway di Mario Più, i dischi dei Cappella, quelli di Gigi Dug, Another Way, L'Amour Toujours, La Passione. Ha lavorato alla Media Records, alla Time, ed è stato uno dei creatori di un sacco di pezzi che ci sono rimasti nel cuore. Questo speciale della Storia della Dance è molto particolare, perché in realtà io lo intervistai nel 2018, ma l'intervista non l'ho mai caricata sul canale YouTube perché insomma le solite pippe che faceva il copyright. Questa volta invece ho preferito fare un bignami in modo tale da non andare a incappare in questi problemi. Paolo Sandrini, DJ veneto, produttore veneto, è il caso di dire produttore. Pensate, lui all'inizio non amava nemmeno la musica dance, ascoltava gli Iron Maiden. E io, cioè, la prima domanda che mi è venuta spontanea è stata questa: senti Paolo, ma come ti sei avvicinato alla musica dance? Mi ha risposto così. Chi ti ha avvicinato alla dance, alla musica da ballo, diciamo così? Allora, è stato un avvicinamento a step. Il primo avvicinamento è stata un'esigenza di socializzare con i ragazzi, le persone della mia età, 15-16 anni, 17 anche così. Quindi le prime festine, io suonavo, un mio amico faceva il DJ e mi fa: ma perché non ti pigli un bel campionatore? Che all'epoca andava l'abbinata, campionatore e DJ. Eh sì, ricordiamo che erano i tempi dei Black Box, di Ride on Time, quei tempi, esatto, lì, fine 80, no? Quindi si usavano anche i campionatori dal vivo. Esatto, c'erano questi performer che davano il meglio di sé nelle discoteche col campionatore insieme ai piatti. E ho detto: ma sì, proviamo. Ho preso un campionatore e da lì ho iniziato un attimino a innamorarmi di questa cosa, dei loop, di questo beat continuo della cassa in quattro, così. E sono andato avanti finché poi con il tempo ho conosciuto una persona, che un amico comune, una persona che lavorava già in Media Records. Sì. Che diciamo è un DJ di Verona, giusto? È un DJ di Verona, possiamo fare anche il nome, si chiama Tiziano Pagani. Ecco, Tiziano, ti ringraziamo a nome di tutti perché hai fatto conoscere Paolo Sandrini alla Media Records. Tra l'altro Tiziano lavorava già in Media, conosceva Gianfranco, sì, Bortolotti, che salutiamo tra l'altro. Esatto, conosceva, ciao Gianfranco. E questo Tiziano lavorava già in Media, mi fa: guarda che in Media avrebbero bisogno di una persona. E io gli ho detto: ma sì, ma io non conosco una casa discografica, non ho mai fatto un disco, non so fare nulla. Mi fa: secondo me potresti provare. E quindi vai alla Media Records, cioè da Verona prendi, parti, col treno sei andato allora, sì. Con la mia macchinina, avevo un Apollo a gas lì. Sì. E quindi prendi, parti, vai alla Media Records. Alla Media Records. Conosci Gianfranco. Con l'occhio con sua santità Gianfranco Bortolotti. Sì. E lì all'età di 20 anni più o meno mi fa: io avevo già un lavoro, lavoravo in fabbrica, mi fa: guarda, questo tipo di esperienza o lo provi adesso o non lo farai mai più e te ne pentirai per il resto dei tuoi giorni. E ho detto: sai cosa c'è? Io ci provo. E ho cominciato. E quindi ti sei licenziato dalla fabbrica e ti ha convinto Gianfranco a Mi fare... sono licenziato dalla fabbrica, ho iniziato 2 mesi di prova grazie a questo convincimento di Gianfranco. E poi mi hanno preso definitivamente. Stiamo parlando del 1994? Sono entrato, sì, fine 1994, inizio 95. Paolo Sandrini approda alla Media Records e inizia a lavorare subito a un progetto che era già famosissimo, quello dei Cappella, e si crea proprio appena entra alla Media Records Tell Me The Way. Ti mettono a lavorare a un progetto che era già, insomma, già andava già bene, i Cappella, giusto? Che avevano già fatto numeri uno dappertutto, no? Ma sì, all'epoca Cappella, Clubhouse e 49ers erano i marchi di fabbrica di Media Records e quindi erano i bambini di Gianfranco, si può dire, che lui aveva già realizzato con dei brani di grandissimo successo internazionale e che quindi dava nuova linfa man mano che si succedevano nuovi musicisti, nuovi produttori, sì, nuovi DJ. Sì. È toccata la volta mia e in questo studio finalmente abbiamo iniziato a lavorare io e un mio carissimo amico che si chiama Roberto Cipro, sì, che saluto. Ed è nato Tell Me The Way. Il grandissimo Paolo Sandrini è già subito, insomma, abbiamo ricordato il progetto Cappella, ma come dice lui c'erano i 49ers. Ha prodotto anche Dreamer di Antico dal 1996 e soprattutto ha collaborato per tantissimo tempo con Gigi D'Agostino. La prima domanda che gli ho fatto è: Paolo, ma com'è stato lavorare con Gigi D'Ag? Sentite cosa mi ha risposto. Un giorno però, e questa è una parte fondamentale,
per te, arriva un ragazzo, perché allora era un ragazzo già conosciuto nel torinese, già conosciuto a livello italiano. Diamo qualche indizio. Sì. Capello lungo, doppio orecchino. Sì. E Coppola. Coppola è Gigi D'Agostino, forse? Esattamente. Arriva Gigi D'Agostino in media. Gigi era già famoso, aveva già la Mediterranean Progressive, Le Voyage, arrivava da quel percorso, giusto? Gigi era già una superstar, sì. Ha fatto l'album Le Voyage e già collaborava con media. Vado un po' avanti negli anni per arrivare al dunque. E lui poi, dopo questo album Le Voyage, ha iniziato a frequentare Media Records sempre più assiduamente, appoggiandosi a vari studi per realizzare diciamo i primi nuovi singoli della sua nuova era. Sì, allora senti, io ti propongo una cosa, più che parlare proprio di Gigi, magari, che ne sai, un domani ne parlerò con lui, mi piacerebbe capire il punto di vista tuo del lavorare con Gigi D'Agostino, perché voi vi siete messi lì, chi vi ha messo insieme? Bortolotti, ovviamente, insomma, dice... Credo di sì, credo che la colpa sia sua nel senso, la colpa in senso positivo. E allora, parlare di Gigi non è così semplice, e forse anche per questo mi servirebbe una puntata dedicata, perché ci sarebbero da dire tante cose. La cosa fondamentale è che Gigi ha cambiato proprio la mia vita, il mio modo di vedere la musica, di sentire la musica, di approcciare alla produzione in maniera più libera e creativa. Cioè, è difficile da spiegare, però... Sì, lui non rispettava i canoni. La cosa che mi hanno detto tutti quelli che hanno lavorato insieme a lui è che davvero è un artista con delle palle, perdonate il linguaggio scurrile, perché lui è sempre andato per la sua strada. Lui è una persona che è istrionica, no? Ha un carisma e un fascino che dir si voglia è irraggiungibile, secondo me, nel suo settore. E questa cosa a me ha sempre affascinato, e lui praticamente ha scoperchiato il vaso di Pandora. Ecco, se io avevo delle intenzioni creative o avevo della sostanza da tirar fuori, lui ha fatto tirar fuori il meglio di me. Ecco, questo che è un po'. Bello. È veramente emozionante sentir parlare Paolo Sandrini, insomma, di Gigi D'Ag, perché erano lì insieme e hanno creato delle meraviglie, come ad esempio Elisir. Dall'estate del 1998 in realtà era stata concepita e fatta molto prima. Sentite un po'. Era l'estate del 1998, anche se mi raccontavi che il disco poi è nato decisamente prima, giusto? Assolutamente sì, il disco è nato, se non sbaglio, addirittura nel 97, in autunno 97, così, perché Gigi veniva quando c'era tempo, quando c'era spazio. Certo, lui era già una superstar, quindi era in giro per l'Italia. Era in giro per l'Italia, ma soprattutto lo studio dove lavoravo prima era uno studio che un po' lavoravo con Gigi, un po' lavoravo per altri progetti, altre cose, cioè ogni giorno ce n'era una, e quindi Gigi doveva, tra virgolette, quasi prenotare il musicista che sarei stato io per portare avanti questo provino che poi sarebbe diventato Elisir. La storia meravigliosa di Elisir, un disco che ci è rimasto nel cuore, così come Bla Bla Bla. C'era lui nello studio, Paolo Sandrini, sentite com'è nato il pezzo. Poi, tra l'altro, insomma, voi in quegli anni non solo avete creato Elisir, ma poi un giorno mi hai detto, è arrivato con un'idea che era anche un po' strampalata, ma fighissima, era Bla Bla Bla. Che ha fatto quasi, permettimi di dire, quasi completamente lui, cioè l'idea arriva da lui. Assolutamente. La produzione è praticamente... Una volta che l'aspetto tecnico, l'impostazione del banco, il kit di ritmica e il taglio dei sample era pronto, lui ci ha passato nottate, grande, sì, cesellando, scolpendo, cambiando, microcose. Era il suo piccolo bambino, insomma, così. Ed è arrivato a 100 quasi da solo. Poi io ho curato, diciamo, il mixaggio e ho ottimizzato il tutto per portarlo a 100. Però la paternità la riservo a lui, perché comunque... Eh beh, grande Gigi con Bla 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 che tagliuzzava, Why Did You Do It? Anche disco... perché la follia di fare un disco così minimale per quel periodo, veramente con tre cose, era una cosa fuori dall'ordinario. E perché lui non rispettava i canoni. Grandissimo Gigi D'Ag, davvero, che si metteva lì notti su notti, taglia, cuci, copia e incolla, e ha creato Bla Bla Bla. Paolo Sandrini ha prodotto anche Tell Me Why di Prezioso e Marvin, qui ci racconta la storia.
Cioè, dopo Elisir, bla bla bla, tu ti allontani per motivi tuoi personali dalla media e ci rientri dopo due mesi. Dopo due mesi. Ok? E incontri due personaggi, due fratelli, i fratelli Prezioso, insieme a un ragazzo con una voce straordinaria che si chiama Marvin, vengono da te e ti fanno sentire un provino. Ti ricordi quell'aneddoto? Tell me why you want to... Suonava già così? Ma forse no. Vabbè, però poi insomma un altro grande successo. Però diciamo che il provino era terminato, la canzone e anche l'idea della riff strumentale. C'era da fare la produzione, insomma, toccava il caso mio. Io che ero in questo studio, chiamiamolo, non ti ripiego, ma studio alternativo, perché ero stato sospeso dalla produzione con Gigi. Sì. E prendevo quello che arrivava, insomma, e per fortuna che ho preso questa cosa in corsa, e da lì è nato Tell Me Why con Prezioso. Un altro bel disco dall'estate del 1999 che ci è rimasto incastonato nel cuore. Ma torniamo a Gigi D'Agostino. Pensate, Paolo Sandrini mi ha svelato che Another Way, La Passione e L'Amour Toujours sono nate in una settimana. Non solo mi ha detto quello, ma mi ha svelato finalmente anche chi è il cantante di questi dischi. Guardate un po'. Hai detto che tre pezzi di quelli più famosi, se sbaglio correggimi, Another Way, L'Amour Toujours e La Passione, sono nati in una settimana. Esattamente. hai fatto addirittura la pausa, come per dire, non ci crede nessuno. Che sì, meraviglia. Praticamente lavorando insieme e condividendo le esperienze e arrivando a questa sinergia proprio che ci capivamo anche senza parlare. E questa è una cosa fondamentale. Fondamentale. Siamo arrivati ad un certo punto in cui non dico che le cose uscivano da sole, però poco ci mancava, insomma, insieme a il terzo elemento, Carlo Montagnier, che saluto. Certo. E abbiamo composto, abbiamo fatto i provini, la composizione di questi tre brani in una settimana praticamente. Ecco, vogliamo dire una cosa che probabilmente non tanti sanno. La voce, chi è che canta L'Amour Toujours? Chi è che canta Another Way? Non è David Michael Johnson, no, quello che ha cantato Elisir. No. Il nome lo devi dire tu perché è un bordello, cioè... Tale Ola Onabule. Veramente emozionante, cioè alcune clip ti colpiscono al cuore. Pensate che il buon Sandrini ha prodotto anche Dreamland del DJ Ross, Emotion, ha prodotto Runaway di Mario Più, veramente tantissimi successi, tra i quali anche Spoonface con Here For You di Scone, ne abbiamo parlato qui. Anche Spoonface hai fatto. Sì, è successo anche quello, insieme a Jason Rooney, che saluto. Questo disco è di una bellezza, è straordinario. Io la prima volta che l'ho sentito, ancora ragazzo si può dire, perché era, mi ricordi l'anno? Era dovrebbe essere o il 2004 o il 2005. Ecco, ero ancora un ragazzo, diciamo così, anche perché ne sono passati un po' di anni, avevo anche molti più capelli da adesso. Vabbè, non parlo con te di capelli. No, bravissimo, però ti assicuro che ne avevo di più. Allora ne avevi di più anche tu, ai tempi di Spoonface. E quando l'ho sentito ho detto, cazzo che bello, il classico disco dance che ti entra immediatamente nel cuore e nell'orecchio, orecchiabile, figo, da pista, molto radiofonico, ce l'ha tutte le carte. La voce che spacca, perché la voce corposa di Spoonface non la trovi al supermercato, cioè è unica secondo me. Sì. Tra l'altro Spoonface poi cantò, tra virgolette, anche il progetto You See the Trouble With Me di Black Legend. Assolutamente sì, era colui che dava la voce al progetto. Scusa, ogni tanto mi esco le chicche di storia. Beh, perché... giusto. È la deformazione professionale, tu non ci far caso. Per lui è stato sicuramente un disco svolta, perché è stato un successo mondiale. Assolutamente sì. La voce di Spoonface, è vero, era stata utilizzata anche da Black Legend, il grande Ciro, per You See the Trouble With Me. L'intervista, diciamo, a Paolo Sandrini si conclude con il progetto un pochettino più nuovo, quello di Christian Marchi, We Are Perfect, Love Sex, American Express e Disco Strobe. Ne abbiamo parlato qui. E ti ha chiamato un giorno nel 2007, scusami se salto. Sì, certo. Chi ti ha chiamato? E lì ricevo una chiamata da un certo Christian Marchi. Ciao, sono Christian Marchi di Mantova, avrei piacere di incontrarti per finalizzare un provino, un demo, una produzione che ho in corso e che si chiamava We Are Perfect. We Are Perfect, esatto. Che poi è diventato l'album di Christian Marchi e adesso ci ascoltiamo una grande tripletta. Sono tre grandissimi successi. Vi invito come non mai ad alzare la radio a tavoletta, perché arrivano mixati We Are Perfect, Love Sex, American Express, ricorderemo anche Dr. Felix e Disco Strobe. Ci vorrebbero altre 26 puntate per descrivere tutto quello che ha fatto Paolo Sandrini, ma ci fermiamo qui. Un altro
altro speciale della storia della dance ritornerà sicuramente la prossima settimana. Un abbraccio da Dino Brown. Ciao!